Ragazzi, bentornati sul canale Zenusha di oggi, altro episodio del Road to Glory. Ebbene sì, oggi è 1º luglio e non è una giornata epocale di football. Ok, ragazzi, quindi oggi niente di che, eh? Niente di che, ci facciamo due partite al volo di divisione online. Come al solito non ci sono eventi interessanti, non c'è nulla da raccontare di bello. Quello che vi posso dire però è di attivare le notifiche del canale e di guardare il link in descrizione perché c'è il link su Twitch, ragazzi. Arriveranno le live sfascio già da questa settimana, quindi preparatevi, vi avvertirò sia su Telegram che su Instagram e niente. Ah no, aspettate, aspettate, scusate, mi scusi, signor Shady. Lei ha un contratto da aprire, eccolo qui. Un contratto al buio, ragazzi, del Bayern Monaco. Andiamo a vederlo insieme, andiamo a vederlo insieme. E dai, dacci questa icona, così, a gratis. Me lo aspetto, eccola. Chi è? Guardate che icona della Serie A. 4 stelle però, 4 stelle, attenzione. Può sorprenderci Handanovic. Bello Handanovic, lo voglio potenziare. Non dovrebbe essere male Handanovic, ragazzi, eh. Attenzione, attenzione, colpo di scena con Samir. In porta ci serviva qualcuno di abbastanza potente, lo andremo a potenziare al massimo. Ma non lo proveremo in queste due partite, non lo proveremo. Perché in porta abbiamo il buon Martinez che dovrebbe avere 92, adesso vi dico al volo. Anzi no. Andiamo in campo e lo vediamo direttamente da lì. Eccolo Martinez, sì, ha 93 di overall, dai, non è male, non è male. 93 di overall, voglio dire, un portierone così non può fare tutte queste cavolate, no? Stiamo vedendo anche la formazione dell'avversario. Giochiamo contro un giocatore brasiliano, ragazzi, eh? Attenzione, potrebbe farci delle belle schillate. Ok, si comincia. Partita da panico. Bisogna vincere. Siamo in divisione 5 ancora, ragazzi, purtroppo non ho giocato molto, lo sapete, ma piano piano risaliremo. Bravo Messi, peccato! Grande azione di Leo. Bella, ammazza che parata. Attenzione ragazzi, quando giocate con degli avversari così lontani, ad esempio qua, appunto come vi ho detto prima, stiamo giocando contro una persona proveniente dal Brasile, si fa molta fatica perché c'è un input lag incredibile e ci sono delle fa. Attenzione, attenzione qui. Guarda che passaggio incredibile della Madonna. E il gol, e il gol. Prendiamo il gol. Vi stavo dicendo, c'è un lag molto fastidioso e i comandi vanno a rilento. Il grande gol di Leo Messi! Ragazzi, molti di voi mi hanno chiesto un tutorial sulle punizioni. Sappiate una cosa, sono la persona sbagliata per farli, per farlo, ok? Sono la persona sbagliatissima. Anche se devo dire che ultimamente le sto segnando, ne sto segnando parecchie, specialmente con Leo. Questa qua è stata molto soffice, molto bella da vedere. Però prima o poi farò questo tutorial. Mi farò dare un aiuto dal nostro Ugo, che è il master delle punizioni. Attenzione qui. Attenzione, con calma. Cos'è questa situazione? Bravo Martinez. Avete visto il lag? Eh? Pericoloso. Dai. No, che si è magnato Romarietto. Signori, mi scusi, signor Romario. Ma che fa? Ma che fa? Sergio Ramos. Mortacci sua. Mi fa prendere i colpi lei. Bella sta palla però. Ma questo. Dai Ronaldo, ma si può con questi passaggi di prima? Non ne azzecca uno neanche per sbaglio. Guarda qua come ci ripartono. Via sta palla. Eccola là. Eccola lì, eh. Guarda, spazza sta boccia. Dai. No, Romarietto. Brutta, ma che sta fermo Roberto? Sì, Roberto Carlos, volevo dire Sergio. Sì, Sergio, un altro, vabbè. Bella. Ora. Eccolo un altro e la rubiamo! Ennesima partita rubata dalla Shadi FC. Altro, scusate. Altro autogol. La Croix. Guardate qua il passaggio di Ronaldo che di solito li sbaglia tutti, li mortacci sua. E il gol!
Il gol, l'autogol. Che bello rubare. Bella. Vai Leo. E non sbaglia. No! Ero convinto di aver segnato. Lui è stato molto bravo a farmi la finta di uscire, eh. Non lo facevo così intelligente, devo essere sincero. Guarda come gli è finita addosso la palla. E guarda che mi ha fatto lo sgambetto, signore, mi scusi. Bravo, bravo Brunello. Mandamelo, mandamelo, fammi godere. Fammi godere, Romarietto. No, ma te sei fatto riprendere da Diop. Ma com'è possibile, Romarietto? E finisce qui, ragazzi, abbiamo vinto. Primi 3 punti portati a casa. E ora andiamo a farci anche la seconda partita. Eccoci qua, ragazzi, seconda partita. Giochiamo in casa, nel nostro stadio. Non bisogna fare cavolate, come dico sempre. Guarda come partiamo subito. Guarda no! Romarietto, te prego. Peccato. Eravamo partiti a bomba. E ora la prendiamo nel sedere al 100%. Che gol brutto, ragazzi. Ho sbagliato con il difensore centrale. Volevo controllare l'altro difensore e mi sono sbagliato. Mannaggia la miseria. Eh no, vai, vai Messi e tira. Oh, rigore. Rigore, ma non l'ha presa la palla. Mi scusi, signore, guarda qua. Guarda qua, ce la sta a regalare questo. Eppure noi che non sfruttiamo queste occasioni. Ma che ha fatto? Ma che ha fatto il portiere? Ragazzi, ragazzi, è la partita maledetta. È la partita maledetta questa, eh? Guarda come li salto tutti, come birilli. No, che si è magnato. Signor Messi, ragazzi, è la partita maledetta, lo so. Ce ne siamo accorti, vabbè, non fa niente, divertiamoci. La vita è bella, la vita è bella. Anche se un po' troppo corta, per i miei gusti. Ecco qua. È il gol, super facile, super semplice, di Robertino Lewandowski. Il 3-0 addirittura. Mamma mia, il 3-0. 3 tiri, 3 gol. E vai. Corri, corri. Corri Dybala, dai che la rubiamo. Dai che la rubiamo. Ma che passaggio è? Romario, non ci credo. Vabbè. Lasciamo perdere. Bravo. No, non ci credo, Dybalino. Ma da tirato questo. Mi scusi, Dybala. Dai, Leo. Oh, eccolo, 3-2. Dai, dai. Ce la possiamo fare almeno a recuperare. Dai, che buona. Ronaldo, ammazza che ciofeche, che ha tirato una ciabatta, una mozzarella. Bravo. Vai Dybalino. Ma che ha fatto questo? Si è portata fuori da solo. Ma che sta, imbriaco? Momento, momento. Momento. Momento, momento, signori. Il 3-3. Sempre lui, Leo Messi. 3-3, ce lo siamo meritati, dai. Ce lo siamo meritati. Che azione incredibile. Calcio champagne. Di bassa qualità però, eh. Sempre di bassa qualità. Bella, momento, momento. Tammy. Tammy. Non ce credo. Era da un sacco che non succedeva. Ovvero una partita. Era da una partita che non succedeva. E quindi prendiamo il palo. Guarda qua, guarda qua. Stendilo. Ammazzalo. Ok. Dai.
Momento, col Tammy Abraham! 4-3, la partita incredibile di questa squadra. Shadyf C la riprende con Tammy. Va sotto la Sud, si butta. Ammazza, così si spezza la schiena, occhio. 4-3. Che partita, ragazzi, che partita incredibile. No, Zaniolino! Si è magnato ancora Tammy. E vabbè, abbiamo conquistato comunque un buonissimo, buonissimo fallo. Dai, così perdono tempo, la devono lanciare. La devono lanciare. Oppure la passa. E invece la passa. Dai, che manca poco. Dobbiamo resistere. Dobbiamo resistere. Gli devo fare i falli, ragazzi. Gli devo fare i falli. Bravo, Sergio! Di cattiveria! E un grande, grande, stavo dicendo il trofeo, re della rimonta, 4-3. Maestri, maestri, signori, maestri. Tanta roba, tanta roba. Allora, ragazzi, io vi saluto, vi mando un bacione. Oggi due vittorie. Ce ne servono, ci servono altre due vittorie e un pareggio, ci basta. Ce la possiamo fare senza problemi. Ci vediamo alla prossima, quindi domani alle 13:45. Vi voglio bene, ciao belli. E guardate il link in descrizione del canale Telegram, così parliamo un po' tutti insieme. Siamo quasi 500 nel gruppo Telegram. E ciao belli, vi voglio bene, ciao ciao!